maggior numero di medaglie vinte in campionati nazionali, che vanta il maggior numero di presenze in campionati internazionali, parliamo di campionati europei, campionati del mondo, ed è soprattutto un cavallo che si è vestito della disciplina del dressage. Sembra strano, ma vero, eh? E qui vicino a noi c'è Guerriero Coglioni, che l'ha allevato, cioè abbiamo Federica Scolari, che è stata la mazza di Bedrowell per tantissimi anni, che lo conduce, è un figlio di De Niro, del grandissimo De Niro, ma è soprattutto figlio della grandissima Bert Girl, una figlia di Bert Maier, una fattrice premiata dallo Stato, un curriculum allevatoriale pazzesco per Bert Girl, che ha prodotto anche un certo Eremo nel Castello, così en passant, tanto per ricordare qualcosa. Guerrina, adesso faccio parlare Federica, poi vengo a te. Federica Scolari, eccola qua, la mazza di Vandenberg, con la quale difese il colore italiano in moltissime gare all'estero, in due campionati europei, un mondiale mi sembra. Sgambettava nel paddock per la prima volta, avresti mai pensato con lui parteciperò a un campionato del mondo di dressage? No, non ci avevo mai sperato, quasi neanche, era un'idea e una speranza e si è avverata. Qual è la qualità principale di Bedrowell? Qualità più importante, la qualità più principale? È stato un cavallo con molta testa, molta capacità di apprendimento e molto facile da cavalcare, nonostante talvolta. Mentre scambiamo le parole con Guerrino, se lo fa venire al trotto, perché insomma merita. Bedrowell del Castello. Guerrino Coglioni, quando ha detto inizio a allevare carri al dressage, l'hanno preso quasi per pazzo. Dopodiché ha avuto la fortuna di avere a cavallo alle Olimpiadi, campionati, anzi campionati europei, campionati del mondo, la squadra italiana l'ha fatta comprare nel Castello. C'era Eremo, Bedrowell e Corallo Nero, tre cavalli. Insomma, carino, cioè, certo che ci vuole la pasticchina per il cuore dopo. Non vi dico e non vi nego le mie emozioni, perché sono esagerate. L'unica cosa che devo dire è che di cosa che è stata fatta in allevamento è stato un progetto. Questo è stato a dir poco la conferma di quanto può essere fortunato un allevatore. Io sono... Scusate, ma la cosa più emozionante è che ho trovato non solo nella genetica e nell'allevamento, ma ho incontrato cavalieri e amazzoni che hanno saputo valorizzare i nostri prodotti, ed è quello che noi puntiamo. Noi allevatori vogliamo che i cavalieri si avvicinino ai nostri cavalli. Grazie a tutti voi, ma grazie soprattutto ai cavalieri. Però questa è una bella cosa da dire. Però alla fine tu sei pure imposto il cavaliere, perché se fosse stato, no, forse avrebbe voluto castrarlo, invece adesso è a disposizione degli allevatori. Esatto, io ho avuto, come dire, il vincolo di non poterlo usare come stallone fino all'età di 18 anni, questo chiamiamolo cavallo, ma per me è sempre il mio puledro, ha 20 anni ed è 2 anni che è in attività, diciamo, riproduttiva. Non lo so, io considero che sia uno tra i migliori cavalli che io abbia mai usato, ma per la sua equilibrio mentale, un cavallo, vedete un po' voi, Federica l'ha gestito per una dozzina d'anni, è partita dalle categorie, diciamo, MIPAF fino ad arrivare ai campionati del mondo. È questo che un allevatore deve avere, allevare cavalli soprattutto con intelligenza, ma con forza. Grazie Federica. E grazie ancora a Guerrino Coglioni, grazie a Federica Scolari, quindi c'è la premiazione particolare, perché di fronte a
un curriculum internazionale, la partecipazione al campionato del mondo come quello di Bennoven, ma soprattutto alle 12 medaglie d'oro, alle 6 d'argento e alle 10 di bronzo che ha vinto nei campionati italiani, appunto di dressage, il premio non poteva che essere particolare, ma il premio che ora viene consegnato è un premio che in qualche maniera va a riconoscere anche l'impegno che Pierino Boglioni ha profuso negli anni a favore dell'allenamento italiano, e come esso stesso ha ricordato, un impegno che comunque è frutto di un progetto, nel suo caso il progetto Dressage ha avuto delle grandissime soddisfazioni, perché vi ricordo ancora una volta Bennoven di Castiglia ha ripreso i colori italiani anche nel campionato del mondo insieme a i suoi compagni di scuderia, arrivati sempre da Pierino Boglioni. Eremole il Castegno, tra l'altro fratello materno sempre di Bennoven e di Corrado Eremole Castegno, quindi un premio che va a questo stallone, ma che in fin dei conti va all'allevatore Pierino Boglioni e ai suoi soggetti che si stanno distinguendo nel dressage come Bennoven del Castegno, nel salto ostacoli come abbiamo visto poc'anzi con ecco nel Castegno, ma anche nella disciplina del completo di cui avremo modo di parlare più avanti. Quindi il perché di questo premio speciale era chiuso proprio nel curriculum di questo stallone italiano, che ha pochissimi figli, ma perché è stato spiegato poc'anzi da Pierino Boglioni, la carriera sportiva doveva avere la priorità assoluta rispetto a quella allevatoriale, ma adesso il futuro di Bennoven del Castegno, che ricordo ha 20 anni, è nato nel 98, ma vedete tutti ancora la sua freschezza e vitalità, vi dicevo il futuro di Bennoven del Castegno è ora tutto nell'allevamento. Quanti vuole rinascere il prossimo anno di Bennoven? Quest'anno nasceranno 8 fulgidri da bello. Grazie. Quindi avremo modo di apprezzare anche dal punto di vista allevatoriale le qualità di Bennoven del Castegno, da De Niro e Belker da Beltrano.